Salve a tutti ragazzi e bentornati sulla serie di The Witcher 3. Scusate per la lunga assenza e per non aver caricato più video da più di una settimana. Purtroppo c'è stato qualche problemina di copyright che in realtà si è risolto con un bel nulla di fatto, in quanto chi aveva reclamato il copyright credo che fosse assolutamente un fake, ha tentato di guadagnare i soldi così impropriamente. Bene, comunque le cose sono risolte, quindi io ricomincio a caricare i video e come vi ricordate, siamo ancora qui dal barone, dobbiamo trovare la figlia e la moglie. Dopo che vi ricordate tutta questa storia di questo fantasma bambino, insomma, era una cosa, l'Uber King, no? Come si chiamava? Allora, dunque, noi però in questo momento ci troviamo qui nella regione di Velen o Velen e dovremmo andare qua giù, ok? In questa cittadina. Ora mi sembra un viaggio piuttosto lungo da affrontare così dopo una settimana che non ci giocavamo più, quindi stavo pensando di passare a una missione un pochino più vicina. Così magari anche una missione secondaria, giusto per riprendere un attimo la mano. E avevamo qui effettivamente Keira, la maga, che ci chiede un invito. Ci ha invitato. Vediamo un po', ecco, lei è qui. Quindi direi che è una cosa che è più che fattibile. Usciamo dal castello, ma... Wait, Witcher. Ecco. When you find my daughter, will you give her this? A rag doll? Ok, ma gli dobbiamo dare una bambola. Vai tranquillo, ci penso io, ma prima voglio fare un salto da una maga qui vicino, eh? Stai tranquillo, niente di che. Devo andare anche da un fabbro. Soprattutto volevo riparare la mia spada d'argento. Bene, grazie. Allora, poi questa no, questa no. Allora, invece questo, spada da guerriero pure, voglio ripararla anche se al 92%, insomma, già che ci siamo. Questo non mi interessa attualmente. Bene. Questo sì, siamo al 79 e spendiamo un po' di soldini. No, no. E questo sì. Ma non è che mi può mettere invece di dover scegliere tutte le volte solo le cose che ho addosso, no? Non me lo potresti fare così, per gentilezza, eh? Vabbè. Allora, vabbè, niente. Ripariamo tutte le armature e partiamo. E andiamo. Oh, attenzione, abbiamo trovato dei banditi. Durante la ricerca. Vediamo un po' se riesco ancora a ricordarmi come si combatte a cavallo. Intanto ho isolato questo tipo. Che però l'ho mancato un'altra volta. E invece adesso no. Yeah. Ok, abbiamo ucciso. La tua mobilità è limitata sott'acqua. Usa la tua balestra. Ma come se fossimo in acqua. Allora, dunque, aspettate. Abbiamo trovato un bug incredibile. Allora, rimontiamo a cavallo perché voglio colpirne un altro. Vediamo se posso usare la balestra. A quanto pare sì. Voglio vedere di attirarlo dalla mia parte. A quanto pare non attiro proprio nulla. Però lo sto colpendo e facendogli male. Voglio vedere se alla testa va meglio. Ma che cosa strana. Vediamo un po' se riesco a colpirlo. Ehi. Non posso pararmi ovviamente in questo stato. Vediamo un po' se riesco a colpirlo. Yes.
Bastardo. Allora adesso ti prendo con una frecciata. Aspetta, vieni. Vieni che questa volta ti prendo io. Vieni. Vieni un'altra volta che ti faccio. Mamma mia, saltato un braccio. Ok, smontiamo da cavallo e cerchiamo. No, non volevo fare così, scusa, Rutilia. Cerchiamo qualcosa. Oh, kit di riparazione, molto bene. Una mazza. E qui vediamo un po' che altro troviamo. Pelle di maiale, ascia. Io cercavo magari qualcosa da mangiare, anche non sarebbe stato affatto male. E mi raccolgo anche questo petali di mirto bianco. Potrebbero essere utili. Vediamo un po' qui che cosa c'è. Lino e manganello piccolo. Vabbè, io prendo fino a che non sono sovraccarico. Ma quanto sta lontano sta ragazza? Ok, ci siamo, eh? Ci siamo arrivati. Scendiamo da cavallo. Che tra l'altro ci eravamo già stati a casa sua o... Sì, sì, ci eravamo già stati, quindi mi ricordo questa capanna che sembra quasi sommersa. Questa qui è roba buona? No, un po'? Acconito, sì. Acconito, ok, entriamo. Sento dei... No, è in lontananza, sentivo dei rumori. The rats, why did he need them? Dove sei? Let me rodents. Better to have stuffed them with a poison or crushed them into a pulp with a shovel, but no. Did you see what he did with them? Con chi diavolo starà parlando? Va, entriamo. Ehi, Keira, con chi parli? Keira, what are you doing? Geralt. You gave me quite a start. But nay, the mage says bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Non avevi una richiesta da farmi? Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windama. You've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serard, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. Ma certo, e sono venuto apposta. Anche se in realtà io speravo qualcosa di diverso, eh. Vabbè. Vai. Va bene. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Ah, sì? Una lampada? Cioè, una lampada per parlare con gli spiriti, non ho capito. Ecco, fammela un po'. How does the lamp actually work? I mean, do I just rub it or do I have to do something magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. Ganzo. I suppose I should warn you. E ti pareva? Not to be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. Ganz, un telefonino. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Perfetto.
Eh sì, appunto, che cos'è il Xenox? È un nuovo marca di telefonino? It works just like a megascope, but is far more portable. Ma think of it as a magic box that talks. They're hard to build? Extremely. That's why they're so rare. I certainly couldn't build anything like it. So no chance these Xenovoxes will catch on with every mage using one? Not the slightest. Va bene, salpo per l'isola, che non so dov'è. No, that is all. Va bene. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Phi Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Mm. Thank you. Thank you. Va bene. Hai un nuovo oggetto missione. Preparati a usarlo mettendolo nello slot appropriato nella schermata. Tranquillo. Nella schermata dell'inventario e quindi seleziona dal menu accesso per usare l'oggetto, premi e tieni premuto RB. Ah sì sì, ora dunque aspettate, ora eccolo qua. Oh, questo serve per. Sì sì, ora mi ricordo come si utilizzava. Sì, l'avevamo utilizzato per la capra. Va bene, va bene. Allora, cerca le megere nella palude del gobbo. Allora, voglio vedere un attimo le missioni, scusate, la mappa. Vediamo un po' dove diavolo è. Ah, eccola qua. Oh, quindi noi dobbiamo trovare un posto dove salpare. Io penso che prenderò la barca qui e farò tutto questo tragitto. Non mi sembra un tragitto molto semplice, parecchio lungo. Comunque potrebbe essere interessante farci un viaggetto in mare, dai. Prendiamo Rutilia e andiamocene al porto. Ok, qui vicino dovrebbe esserci un'imbarcazione, la vedo. E vado molto lentamente perché non vorrei incontrare qualche brutta nostra conoscenza che mi spunta dall'acqua così improvvisamente. Allora, montiamo, ecco qua, e andiamo alla volta. Allora, mettiamoci qui al timone e andiamo alla volta di questo posto, di questa isola, l'isola di Fike. Presumo che si pronunci così. L'abbiamo però già visto. Bah! E non c'è. Non c'è campo qui in acqua. E ti pareva? Wonderful. Bestiacce schifose qui. Spostiamoci subito prima che ce le becchiamo tutte. Ma non credo che riusciremo a schivarle tanto facilmente. Purtroppo sono proprio su quest'isola e noi non mi sembra che siamo proprio bravissimi contro questi animalacci. Questo è un demone un demone putrefatto, sì. Via 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 via, scappiamo, scappiamo. No, invece è proprio lì che dobbiamo andare. Vabbè, oh. Cioè, veramente potrei scendere anche da qualche altra parte oppure no? Oh. Ok, la barca è danneggiata, una quantità di danni critica la farà affondare. Ma da dove si vede, scusate, il danno della... Ah, sì, 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 scusate, non l'avevo visto. Un momento, mi sta interrompendo nel momento peggio. Via, 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 via. No! Mamma mia. Careful un cacchio.
Mi sono fatto fregare per colpa tua. E di quel cacchio di telefonino. Via. Via. Ho detto via. Via, 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 scappa. Porca miseria. Ok. Bastardo. Scansato ti ho, scansato. Via. Mamma mia. Ok, ok, ok. Allora, è un peccato che non fossero lupi. Perché in quel caso mi sarei fatto una scorpacciata di mangiare. E va bene. Allora, a questo punto... vabbè. Meno male che ho imparato a scansarti. Oh, via. Che miseria. Ok, 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 ci siamo ragazzi. Ci siamo, stiamo cominciando a prenderci la mano. Siamo a 258 passi e quindi potrei chiamare Rutilia che è venuta a nuoto. Ok, potevo venire direttamente con lei? No, 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 non potevo. Noi ci fermiamo qua con questo video, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, ricondividete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo alla prossima sull'isola di Faik. Ciao ragazzi!